Ciao a tutti, sono qui con il nuovo album americano dei Monsta X, All About Love. E questa, come vedete, è la versione 3 di 4. Ed è un album americano. Adesso tocco la plastica. Pronte. Retro. Questa tracklist. Ok. Qua credo ci siano le foto, cara. Aspettate che tolgo tutto questo. Questo, tutta questa roba. Ok. In realtà non credo cambiasse nulla delle versioni del photobook, nel senso che dentro erano tutte uguali. Non so esattamente che cosa cambia se prendi una versione o se prendi l'altra, perché dentro, da quanto avevo visto, erano tutte uguali le foto, quindi boh. Forse cambia il poster, non lo so. Scusate, c'è il mio vicino che martella alle 7 di sera. Manca solo che cantava. Vabbè, allora, questo è il CD. Sì, ho dei vicini problematici, mettiamolo così. Allora, c'è questo coso, che in realtà non so che cavolo serva, con questo, che dovresti mettere così. Ah, ok. Che ti fa vedere tipo l'immagine, penso, Vabbè. Comunque, questa roba. E poi abbiamo. Aspettate, perché non so dove l'ho messa. Ah, qua. Questo, che sembra un mini photobook. Ah, ci sono le lyric. Le tracce dell'album. Ah, ho foto. Ok, si mette a gridare anche la madre, siamo a posto. Ok, e poi abbiamo il poster. Non so se riesco a farvi vedere. Adesso si vede, è tanto grande. Allora. Scusate, si vede un po' a fuffa.
Dunque, dai, più o meno si vede. C'è anche dietro, sì. Nulla di che, cioè nulla di che, è un poster normalissimo. E poi abbiamo le fotocard, che in realtà sono tre. Questa mi sa che è di gruppo. Esatto. O forse cambiava anche la fotocard di gruppo, non lo so. Dipende dalle versioni, penso. Questa. Poi abbiamo. Oh, Miyuk! Ok. E poi l'ultima. Kian. Ecco, non lo trovo spesso. Miyuk lo trovo praticamente sempre. Però non lo trovo spesso. Tra l'altro queste photocard sono carta velina perché sono proprio. Come faccio a farvi capire? Sottilissime. Ok, per questo unboxing è tutto, riprendo l'album se lo trovo. Ok, per questo unboxing è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!